partiti. Non si ride. Daniele, Daniele. Daniele. Oh. Subito, subito, spostiamoci in un posto privato, veloce. Perché? Veloce, veloce, voglio. Daniele, dov'è? Mongoloidi di Daniele. Ok, sì. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Ieri torre Vig 001 pronto a copiare la clearance. Vig 001 autorizzati per la Lamezia, pista 3-2 via Carbonara 5 tank iniziali 4000, lo stock 5402. Autorizzato alla Lamezia Anima India Charlie Alpha via Carbonara 5 Tango, salita iniziale 4000 piedi, trasponder 5402, la pista in uso la 32, Vig 001. Vig 001, ripetizione corretta. Talk Dave 0332 WTF Gates and the Rekestan Clearance for our destination Lamezia and Red Check, please. Big 0332 Calgary, good evening. Clear to destination by a Carbonara 5 Tango out of runway 32, initial climb 4000 feet, the squawk 5462. Carbonara 5 Tango, runway news 3-2, squawk 5-4-6-2 on the box, and then it's a climb 4,000 feet, and we are ready for push us up with 0-3-3-2. Vig 0-3-3-2, ribetto il full correct, push back and start up, are approved. Push back and start up, approved, thank you. Holding point, Foxtrot 3-2, Vig 1-9-3. Vig 193 pista 32 autorizzati al decollo, vinto da 330 gradi 16. Autorizzati al decollo pista 32, copiato vento, Vig 193. Cagliari torre Vig 001 pronto alla spinta messa a moto. Vig 001 spinta messa a moto approvata. L'H1019. L'H1019 conferma per Vig 001? Negativo 1018. 1-0. Si sente un po' basso però Luca, cioè l'ultima parola almeno io l'ho sentita bassa proprio. Basso. Vabbè, punti di vista. Big 104, good evening, Cagliari Tower. Big 104, good evening, Cagliari. Radio 5, confirm this information. Giuliano, quel check l'hai fatto? Check del... Ah, sì, no, aspetta. Perfetto, grazie. E non faccio un cazzo.
Victor 1-3 in volo ai 3-9, monitora Unicom 128. Ciao. Ciao, grazie per l'assistenza, Vic 193, ciao. Attenzione, mettete il push to talk per favore. Vediamo. Cagliari Torre, Vic 001, pronto a taxi. Vic 001, rullo in attesa Fokker, pista 3-2 via Sierra Tango, numero 1. Holding point Foxtrot 32 via Sierra Tango, Vig 001 numero 1. Il 363 qua. Ah raga, credo Demis, se non ricordo male. Demis tu sei il 363? Il 363 Big 0363. Ah sì, sono io. Cagliari Tower, ready for clearance for destination Lima India Charlie Alpha. Vig 104. No, okay. Vig 104, clear to destination via Carbonara 5 Tango, out of runway 3-2, initial climb 4000 feet, squawk 5-4-7-7. Devi chiedere al controllore però. Carbonara 5 Tango, runway news 3-2, initial climb 4000 feet, on box 5477, Big 104. Read that correct, Big 104. Big 104, request pushback and startup. Big 104, pushback and startup are 1H1018. 1H1018, approved pushback and startup, Big 104, thank you. Emma Stavar, non c'è tutto. Big 0332, taxi to the point of Foxtrot 32 via Uniform Tango Hotel and Alpha con H1018. You are number 2. Uniform Tango Hotel Alpha on the point Foxtrot 32, Big 0332, number 2 for the patch. Tower Vic 0332, if for you is okay, we can follow the company air traffic. Roger, follow the traffic, report ready for departure, follow the traffic, the company traffic, the report ready for departure, 0332, thank you. Affermati, Renato. Roger. I'm ready for a taxi, Big 104. Big 104, taxi to the point box, runway 32 via Sierra Tango, Autumn Alpha. You are number 3, the Queen H108, for the particular rate. Sierra Tango, Fox 32, number 3, Big 104. Guarda dietro, Remo. Adesso vi raggiungo da Trapani con un mezzo un po' più veloce del vostro. Tu è un PC Ma solo un po'. Fino a
po' più veloce il pilone. Tipo un Eurofighter. Vabbè, giustamente. Beppe 16. No, no, proprio Eurofighter. Ah. Vabbè. Ci andiamo in giù pesante con Defa. Mario! Dica. Ma che poi cosa hai fatto dopo il PTS? Preso? No, no, negativo. Ma non vuoi più o altro? Adesso altro per testa. Noi abbiamo, non so se stai seguendo un po' le notizie, qua e là, abbiamo perso tipo, tra virgolette, una sorta di accato per il PTS virtuale. Se vuoi partecipare. Purtroppo è tempo che mi manca. Sì, sì, non ho letto, sono informato del tutto. Remo, a frenare. Dig 001, holding point Foxtrot, pista 32, pronto alla partenza. Dig 001, pista 32, autorizzati al decollo, vinto da 330 gradi, 16 nodi. Copia del vento autorizzato al decollo, pista 32, Dig 001. Il gas 0332 arriva in contatto. Sai che è il 0332? Il gas 0332 arriva in contatto. Fully ready. Il gas 0332 after departing traffic, runway 32 line up and wait after. Line up and wait after departure, the company and traffic, il gas 0332. Big 0001, di volo ai 48 con la Unicom, ciao. Con la Unicom, grazie per l'assistenza, alla prossima, ciao Luca. Che bei nuvoloni che ci sono. Io per fortuna non vedo niente. È di notte che vuole. Non
No, con Alessandra abbiamo deciso di metterle di giorno in modo da poter riutilizzare le riprese entrambe di giorno e fare un montaggio per non fare la fine l'altra volta che uno era con le riprese di giorno e uno di notte. Siamo tutti in volo, ragazzi? Non ancora. No, no. Io sì. E godiamoci questo volo, dai. Io vi raggiungo tra pochissimo. Appena superate Trapani, lo farò. Vergognati. C'è qualcosa che non va. Eccola. Che è successo? Non mi sta seguendo, sta la rotta, sta facendo come gli pare. Fai un diretto carbonara direttamente. Consiglio d'amico, eh. Sì, ma infatti lo sto facendo. Chi manca a partire? Io no. Ragazzi, la mia hostess personale è prima a portarmi il caffè, non so se mi spiego. Vedi. Sempre privilegiati qualcuno, eh. La mia hostess personale è responsabile dei social network che mi ha portato il caffè. Non è nostra comune, capito? No, la responsabile del social network e vicepresidente della progetto. Beh, tanto vi sta guardando dalla diretta, quindi potete salutarla tranquillamente. Ah, ok. Ciao Antonella. Ciao Antonella. Non so chi altro sta guardando al momento perché non la sto seguendo. Già io sono pericoloso quando provo a volare, figuriamoci se mi distraggo con la diretta.
Ma che vuoi tu, Renato? 757. Ah, no, mamma mia. Che macchina, ragazzi. Ma io uso praticamente sempre questa. Mi fa bene, una bella macchina. Mai. Volevo riprovare l'Airbus, ma ancora niente. All'Airbus, vabbè. Sai che potevi cambiare tutto quel cockpit che c'hai, no? Sì, no, ma io non c'ho un cockpit, c'era mai un cockpit fatto bene. Ce l'aveva tutte e tre? No, il no, io ce l'ho molto, molto artigianale perché non c'ho spazio per farlo. Mi devo arrangiare un po'. I signori però dei cockpit sono Mario e Valerio. Valerio. Che insieme a Renato, ricordo a tutti, sono i fondatori della Lega Virtual Airline. Vabbè, dai. Si chiama marketing, ragazzi. Si chiama marketing questo. No, si chiama pubblicità occulta, però. Vabbè, ma io sono manager, posso farlo. Dio, ragazzi, comunque qui sto seguendo la live. L'importante è che si vede bene, che l'ultima volta dava un po' di problemi. Ti vede a scatti, Remo. Ora non so se è computer, però io vedo a scatti. A me si vede fluida. Sì, no, dico il simulatore, a scatti. No, a me va bene, a parte quando giravo la visuale, perché vabbè, io non sono un filmmaker, quindi girare la visuale col mouse un po' a scatto andava, ma se no... Quanti frame va? Non ricordo com'era la sezione. Shift Z due volte. Aspetta, chi c'è qua sotto? Vedo qualcuno. Chi? Ti voglio ammazzare, fermate che ho sbagliato il bottone, che ho disattivato, mo? Ok. avevo staccato il Bunab. In contemporanea riesci a prendere? O ne segui uno solo, insomma? Aspetta, ecco. Allora, sono oscilla tra i 19 e i 27. Va bene, va bene. Quanto è? 19, 27? Oscilla tra i 19 e i 27, 29, no. Dipende. Metti. Non ho capito. Togli il limite 30 fps. Capito? No, no, lascia perdere. Io c'ho un portatile, ragazzuoli. Anzi, già è tanto che va così bene. Buono. Se togli il limite degli fps, il computer ascolta di più. Gli fps non sarebbero limitati. Non va mai a fare. Date, se ricordo la domanda, ma chi è che sta facendo? Remo. Dall'aereo io e dalla torre Alessandro. Io vedo un traffico qua sotto, un 738, vediamo chi è. Ah, VIG 0332. Ecco. 8 miglia a 160. Sì. Ma stai ancora a 160, stai? Sì, sto salendo. Fratello, sono pieno. Quanto è dedicata? Due, cinque, nove, e 6-1-2 al suolo. Mazza, aumenta, a che livello di volo stai? Piuttosto del mio, sicuro. 2-4-0 in salita. Infatti, aumenta. Sta salendo, piano, giovane. Il carburante costa. Non sto capendo che sta dicendo la cosa, perché ho richiesto il push, ho scritto user left account e poi ha scritto unicorn solo. Capro, tu, a che problema? Probabilmente ha avuto qualche problema o ha dovuto scollegare al volo. Allora vado a
finalmente ci facciamo un volo di compagnia tutti insieme dopo un sacco di tempo. Sembrerebbe. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Mario? No. Luca, De Miss Lucas è disconnesso perché c'è un attimo da fare il pettoramento per Daniele. Ok. Mario? È perso. Mario? 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 Ci siamo persi VIG 104, dirottamento in alto, che succede? Io lo vedo qui però in T-Speak, Sì, sì. Si sarà allontanato un attimo. Ah. Sta in volo. Sì. Contro il vento. Per la gioia di Stefano, che mi sa che non c'è stasera, non è venuto, Ok. E non di viene? Fabio. Non lo so. E di Fabio se ci sta guardando. Qualcuno provi a mandargli un messaggio a Stefano se riesce sulla chat, se è libero, se vuol venire su TS. Ma lo costringo io. Scusami Remo, Sì. Grazie alla pippa che ti sono passato davanti, c'ho 55 nodi, 56 nodi in tailwind. Fai strada per cortesia, precedenza al manager, grazie. Quanto c'hai di vento? Da 279, sì, ci siamo. Ce l'abbiamo anche a favore. Io intanto ripeto, non so se qualcuno stia guardando la diretta per qualche motivo, se sta chiedendo qualche domanda, se ci sta lanciando qualche insulto. Commenterò poi dopo, ragazzi, scusatemi, ma non riesco. Ho paura che se apro vado ad aprire la chat mi manda in crash tutto, tutto quanto. No, esatto. Adesso c'è tua moglie, tua hostess, poi ci sta una che ha chiesto quanti frame file ha risposto Fabio. Sì, l'ho attivato, non ricordavo come si apriva, ecco, sta oscillando tra i 22 e i 29 adesso. Mm-hmm. C'è la tua hostess che vuole morire insieme a te. Che ha detto almeno andate da caccia. Mo ci arrivano. Alla diretta dove sei? Facebook. Dopo che abbiamo montato le riprese tra noi e ed Alessandro che riprenderà dalla torre al nostro arrivo, dall'approach, faremo un montaggio di tutto quanto questa serata e la pubblicheremo su YouTube. Ah, su YouTube, perché io Facebook. Dopo il montaggio sì. Vabbè, poi mi darà l'indirizzo, ma voglio vedere. C'è 460 DGS, non è mica roba da scherzare. Vediamo dove siamo. Sono ancora in crociera, in salita. Ma la torre a Cagliari ha chiuso? A Cagliari... sì. Sì. Perché sta vettorando traffico che è in uscita da Trapani, con loro fighter, quindi non ci raggiunge. Ok. Sapete niente, qual è la pista in uso all'arrivo a Lamezia? 2.8. Almeno mi dava la 2.8 a me. Vediamo un po' se è confermato e confermato. Sì, sì. Cos'è Borro, ILS, ILS. Sì. Ok, cosa fate voi? L'avvicinamento? Non te lo dico, aspetta, La fronda carta. Io faccio una PTC 1 Juliet Burka 3 Alfa.
sulla 28. Aspetta, a CTC 1 cosa? 1 Juliet. 1 Juliet. Fammi vedere un attimo. Spero che sia giusta, io ho le aire anche un po' picchiotte. Come me. Non me rifaccio. La Volca 2 Juliet. Oh, no, 1 Juliet. Ah, 1 Juliet, sorry. No, scusa. Charlie Delta Charlie 1 Juliet Vulca Vul 3 Alfa. Ce l'hai? Aspetta un attimino, Vulca 3 Alfa, confermi? Sì, confermo. Poi avvicinamento lock, VDM, quale? Ci aspetta che non l'ho scritto qua, era mi pare, oddio, aspetta, vediamo se lo riesco a vedere da qua. Sì, è corretto, va bene. Era un, oddio, non me lo ricordo. Aspetta, che cosa? Perché va su Ortec, mi pare, Ortec. Sì, ma l'avvicinamento quale usate? Lock, VDM? Lock, sì, lock. Ok. XY? In Y direi. Sì. Perché è l'unico che collega la raffa. Sì, esatto. Ok, Charlie Delta Charlie 1 Juliet, corretto? Yes. Transizione? Aspetta un attimo, aspetta. Ma non stiamo qua? Aspetta un po', qui è Palermo. Transizione, Renato, hai detto Charlie Delta Charlie 1 Juliet, transizione? Vulca 3 Alfa. Bull 3 Alfa. Ricevuto. Come rifaccio? Mo' passo su tutte le isolotte delle olie che mi sono fatto l'altra settimana e riguardo tutte dall'alto. Ma che cazzo? Chi è quella scia di fumo degli scarichi che vedo lì davanti a me? Sempre tu sei. Sì. Mi stai sporcando tutti i veri. Mario, sei ricollegato? Mario, sei ricollegato? Ci sto, sto qua. No, ti rallentiamo. Guarda se il manager deve rallentare perché il cubo va piano, su, forza un po', cammino. Guarda qua, guarda che paura, che paura. Le passiamo tutte. Aspetta un attimo, c'è un po' di problemi, eh? Le riprese, salva le riprese, eh? Io ti sto praticamente entrando dentro, Giulia. Sì, fai. C'è un po' di problemi qua. Questo cazzo di autopilota che non funziona mai, oh. È sempre un problema. Dai, che poi nella diretta se la prendono con me perché dicono che non sono capace, su. Il che è pure vero. Mannaggia, ma perché mi sale? Ciao, ciao Stefano. Stefano, buonasera, benvenuto tra noi. Ehi, ciao. È un piacere rimanere con noi, risentirti. Ah, no, piacere mio, grazie mille. Giuliano, ma si può sapere che stai facendo, che stai a fare su No, non lo so. Perché
No, mi sto veramente nervosendo. C'ha ragione Stefano, dico che sono meglio Armas. Ok, io ti passo allora. Vai. Ho risolto. Ormai. Manutenzione, c'è vuole la manutenzione. Stefano, tutto bene? Sì, sì. Grazie. Voglio presentarti perché non so se tu l'avevi conosciuto, li conosciuti, Renato e Mario che sono i fondatori della Vieg Virtual Airline, per motivi di lavoro e personali insomma hanno lasciato, ma sono sempre qui ogni tanto in volo con noi. Ah, bene, bene. Piacere, ciao Stefano, io sono Renato, ciao. Ciao, ciao, piacere Mario. Ciao, ciao. Stefano è la persona che vi ho indicato senza dire altro. Ok. È un onore. No, vabbè, perdonatemi, però io non mi ricordo di queste. Poi te lo ridico quando non siamo online. Tranquillo, meglio. Nel frattempo, per la gioia di Stefano, ecco perché io ho chiesto a Giuliano di dirgli se voleva venire. Stefano, ti comunico che Mario sta volando con l'Airbus. Ah, bene, bene. No, no, sono cose di poco piacere. Maledetta depressurizzazione. Stefano, ma eventualmente il lunedì sei disponibile? Lunedì sera? Lunedì sera. Perché salvo complicazioni ci dovrebbe essere il continuo della tutorial, della lezione con Pasquale, quindi se sei presente magari ne rifacciamo quel confronto dell'altra volta che è molto piaciuto. Sì, sì. Giuliano, sì. Giuliano, io vorrei sapere che stai facendo, vorrei sapere. Stefano ti saluta dalla chat appunto della diretta, Fabio sta dicendo se mi leggi, ciao Stefano. Per Riccardo Zara abbiamo sì l'RTS, non so se qualcuno riesce a passarglielo, se vuole venire. Giuliano, se riesci passaglielo pure, sì, si può entrare, l'entrata è libera, puoi venire se vuoi. Aspetta un attimo perché è un po' complicata. Ah ok, sì, se vuole Fabio. Volevo rivedere le isole, è tutto nuvoloso, foschi a nuvole, c'è in tutto, c'è stato. C'è la miseria. Comunque sì, lì per il sembra anche interessante fare un po' così, cioè arrivare su che cosa in particolare, non so che adesso cosa volevate per andare avanti con Pasquale. Guarda, te lo faccio sapere sicuramente domani, perché tanto con lui mi devo risentire. Domani ti faccio sapere tutto quanto. Va bene, va benissimo. C'è un problema. Sono off comunque, va bene, sì. Speriamo di forse ho capito chi è Stefano. Bravo. Ok. Allora posso fare una domanda? Sì, Giuliano, o qualcuno, ragazzi qui, qualcuno che è in TS, se riesce a passare a Riccardo Zara il link del server TS3, per favore. Vai pure Mario. 2 minuti dammi, per favore. La domanda è semplice, sulle carte nautiche, dove è riportata, qual è la pista preferenziale in assenza di vento? Ci sono delle regole. Pista, se c'è magari qualche limitazione, se ci sono più piste, però più vicine, limitazione normale sono 25 per i decolli, 16 per gli atterraggi, è un fatto di coordinazione, non c'è scritto, una cosa che potresti trovare, però ovviamente non so se lo fanno ancora, anni fa giravano dei documenti.
scritti anche dall'ENA, che vengono redatti con la persona con le società aeroportuali, dove appunto si parlava di queste cose, quali alcune piste potenziali in assenza di vento, generalmente così. È chiaro che se ci sono delle zone magari dentro la pista ci sono montagne, ci sono stati, circa insomma, ragionevolmente di usare la pista in base a queste condizioni. Poi ci possono essere tanti altri motivi. Quindi mi pare di capire che sulle carte nautiche comunque non è riportato esattamente quale sia la pista preferenziale, soltanto una regolamentazione da parte dell'ENA. Sì, esattamente, non c'è un documento scritto ufficialmente che questa sarà la pista in uso. Ci possono essere a volte dei documenti che si chiamano DOI, Airport Operation Information, che però sono company specific, cioè vengono rilasciati a personale brigante delle compagnie, dove si dice ok, generalmente può essere in uso questa pista da quest'ora a quest'ora, poi da quest'altra ora a quest'altra ora, però nulla per operative, aperto coda, altri scenari che possono essere PC o riportato su testata pista 2.0, facciamo sì che si vada a scegliere un'altra pista. Ok, grazie mille. Se vuoi puoi anche spiegare tranquillamente il perché, insomma, non c'è cose che succedono, poi là bisogna andare a vedere appunto com'era quell'aeroporto. Allora, in pratica un aeroporto, una pista sulla, e una decollo verso il mare e l'altra invece rientrando. E l'unica cosa che c'era sulle carte è che nella pista, atterrando sul mare, c'è la possibilità di uscire o partire improvviso. In assenza di vento, la pista contraria, quella che decolla verso il mare, è l'unica con l'ILS. Quindi, preferibilmente, io ho pensato ad occhio la pista preferenziale in assenza di vento fosse quella, visto che invece un aereo veniva e atterrava nel senso contrario, mi ha scritto di fare attenzione perché comunque la pista era la 09 in uso, non la 20, però io ho ricontrollato il vento dalla 0 gradi 0 nodi e per cui ho pensato di decollare comunque dalla 20. Quindi ho pensato che era quella giusta per il decollo, visto che la 09 appunto potevano verificarsi problemi meteorologici in questo senso, e poi vabbè è finita lì. E poi in genere appunto se non ci sono problemi di vento, in genere una pista che sta sul mare, se deve entrare, si entra diciamo con la brezza che tira dal mare, quindi il controvento è praticamente quella opposta diciamo alla spiaggia, insomma, ecco, per capirci un po', insomma. Vabbè, in sostanza la faccio breve. Era la pista di Pola. Assenza di vento, pista 20 e pista 09. No, 27 e 09, quindi in assenza di vento io normalmente decollo dalla pista dove c'è l'ILS e atterro dalla pista dove c'è l'ILS, localizzatore e quant'altro. Mentre la pista contraria, oltretutto sulle carte riportato che si possono verificare le situazioni meteorologiche improvvise, e quindi mi è sembrato più giusto decollare appunto da l'ILS. Invece questo è il sistema che è l'unica probabilmente l'unico errore fatto. Scusa un attimo Mario, chi è il 0332 che ha dichiarato emergenza? Io. Ok, vai Mario. L'unico errore fatto è che non mi sono accorto che entrando in pista c'era un aereo già in corso finale. Ecco, forse è stato quello che l'ha fatto evitare. Sì, può essere, ovviamente. Cioè, appunto sono considerazioni corrette, è chiaro, se uno ovviamente ha la pista da fare. Ha dei fenomeni meteorologici che possono creare ovviamente un pericolo per la trasgressa del volo, poi dare un altro lato. Se hai anche l'ILS, puoi rientrare verso il puoi anche depurare il fuori di quello che
si approccia, buonasera, PQ 193 con voi, discesa per 180. Sì, credo che comunque, cioè, se la situazione si è verificata, perché comunque entrando in pista lui era in corto finale, per cui ha dovuto riattaccare, e lì è nato il problema. Che importo era? Era Pula. Quack 4272 Vic 193. Nel frattempo Stefano, non ricordo, mi sembra di sì, te l'ho detto che ti saluta Fabio dalla chat, Fabio Massasogni di Scap. Sì, sì, va bene, infatti, saluto. Ok, invece Mario, c'è Antonella che sta dicendo: sento il mio maestro di volo con i cuoricini. Io ringrazio con viva e vibrante soddisfazione, ma mi mette sempre sopra le righe, ma non è dovuto. Discesa per 100 dopo Vulca, virata a destra per... Comunque saluta Antonella, se ci sentiamo presto. No, ti sente, ti sente? Mi sento dalla diretta, potete salutare direttamente. Allora, grazie Antonella. Virata per 090 abbia innalzato a pilota di struttura. Ti ringrazio ancora di tutto, sia prima che dopo. Con affetto, sempre. Stefano ti saluta anche, leggo dalla chat, ti saluta anche Fabio del Fly Sim Service di Milano. E ragazzi, la moglie di un comandante reale sta scrivendo: bravissimi, grazie Francesca, salutatela. Ringrazio anche io Francesca dalla mia, anche se non ci conosciamo, grazie del complimento. Salutalo tantissimo. Scusate, vabbè, non ho capito chi è che ce ne si complimentava, scusa. Dalla chat ci stava dicendo bravissimi Francesca Amato, che è la moglie di un comandante. Ah, ok, grazie, ringrazio. Ma visto tutti questi complimenti, tutte queste cose qua, non hanno ancora visto me che mi schianto, tranquilla, poi tra un po' se ritirano tutto quello che ha detto se lo rimangio, non ti preoccupare. Sì, però lo stipendio da pilota. Vario, Antonella ti sta dicendo: ciao maestro, mi mancate col cuoricino. Se non hai capito, sto cambiando discorso. Allora, vediamo quanto mi manca a me per iniziare la discesa. Ormai non manca molto. Confermate che c'è ancora Simon Alessandro all'approccio, cioè sì. Confermate ancora che c'è Alessandro all'approccio? Io non so veramente. Renato, sei sotto l'approccio tu? Aspetta che non sento che stanno parlando. Allora sì. Sì, io confermo, c'ho una frequenza attiva sull'approach, la mezza approach. Non so se intanto Riccardo è riuscito a entrare qui sul nostro canale del TS, che chiedeva il server se glielo ha dato, ma non vedo se è entrato. Forse sarà da spostare, probabilmente sta su nella chat, vediamo un po' un attimo. Allora c'è ragione.
Sì, ne ero abbastanza convinto. Grazie della conferma, ripeto, l'unica cosa eravamo è che convinti anche noi di stare giusto. Lui era in, diciamo, nel terminale, lui ha dovuto fare un po' di rango. Il vento com'era? Zero gradi, ha senso di vento. Diciamo che lui, non ha 00 93. Diciamo che lui non ha usato la pista giusta per l'avvicinamento e l'atterraggio, ma d'altro canto ormai era in corto finale e vabbè, c'è stata la pecca di entrare in pista, non se ne è accorto praticamente, non l'ha visto proprio, si è distratto un attimo e è dovuto andare in quei round, quindi forse se c'è stata una pecca, anzi sicuramente se c'è stata la pecca è quella che non si è accorto del traffico e ha impegnato la pista, anche se non era da lì che doveva atterrare, però vabbè. Sì, sì, c'è stato anche questo, bisogna dirlo, uno è vero, cioè io sì, ho segnato la pista senza rendermi conto che c'era il corto finale. Ammetto la mia leggerezza, Tanto per capire, io prima ho parlato di prima persona, ma la sciocchezza l'ha fatta il mio collega Renato. Sì, sì, sì. No, ammetto la mia leggerezza. Sì, vabbè, quello ci può stare, ecco, però. Io in verità eravamo presi da altri discorsi, per cui sì, non ho fatto francamente caso se c'era qualche arrivo comunque sia sulla 27 che sulla 09, proprio in genere lo faccio sempre, però appunto ieri sera parlava di altre cose, quindi distratto dai colloqui ovviamente non ho fatto attenzione, diciamo, ma in genere non mi succede mai, quasi mai. Vabbè, diciamola tutta, è un pilota da domenica, proprio fate mestiere. Va bene. Six three anche Oscar, left 0 niner 5, thank you. Left 0 niner 5, thank you. Sì, perché nelle nostre c'è scritto la pista 27, la pista pubblica degli atterraggi fino a condizioni di leggero, tra virgolette leggero, light, specificato fino a quanto, ovviamente, tendenzialmente fino a 10 minuti, infatti poi nelle UI, la Mezia avvicinamento, buonasera, Vig 001 con voi a 40 miglia da Vulca, al livello di volo 310. Lui si è preso la pista con il rischio di, già non c'era quel tipo di vento, però Vig 001, buonasera, Squawk 4273. 4273 per Vig 001. Meglio Tecam P2006 2002 2008. Già, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. 5, dai. E la 127. Vig 0001, richiamerete quando pronto a scendere. Vig 001 richiamerà pronto a scendere. Io penso che sia l'aereo più bello del voglia. Io c'ho con l'Evis, penso a te. Penso il mio è abilitato all'IFR. Anche il mio. Oscar, abbiamo sistemato il problema con l'autopilot. Vig 63 Yankee Oscar, Roger. Ah beh, a posto. Tranquillo. Vig 193 raggiungendo 10.000 piedi. Vig 193, scendere, livello di volo 7.0. Discesa per 7.0, Vig 193. E intanto siamo pronti per la discesa. Madonna. Vig 193, sinistra 090. Ci stiamo. Sinistra 090, Vig 193. Don't worry. Vig 63 Yankee Oscar, left heading 075. Che da un momento all'altro non left 075. Vorrei fare un'altra domanda, forse magari un po' fedina, soprattutto magari da parte mia, però
nostra, ecco, l'età. La cappottatura dei flower, che cos'è? Potrebbero essere i... Big 63 Yankee Oscar, descend 3500 feet, local Koneichi 1015. Quello è il numero, 3500, local Koneichi 1015. Eh sì, di, no, di fatto, siccome io ho il mio club, che è costruito ovviamente per bielica, un buono elica, tutto, e c'ho un tasto appunto che era la cappottatura dei club, che ovviamente non ho mai usato. Aspetta, stai confondendo. La mezza avvicinamento di che 001 a 20 miglia da Vulca, subito dopo iniziano la ricerca. Sì, hai ragione. Quelli, quella è un'altra cosa. Non c'entrano niente. Big 0001 dopo Vulca destra 090, okay, scenderete il val di volo 100. Sono praticamente sì, sì, ho ricordato tutto, bravo, anzi destra per 090 dopo Vulca, livello di volo 100, conferma per Big 001. Ti ho detto l'età ormai. Affermativo, Big 0001 dopo Vulca, destra 090, scenderete il livello di volo 100. Big 63 Yankee Oscar, left heading 300, clear to intercept localizer runway 28, report established. 20 indicata, non c'è macchina, dove sono 300 e l'aeroporto establish, Big 63 Yankee Oscar. Big 193, sinistra 070. Sinistra 070, Big 193. All'ultimo arrivavo. Big approach, good evening. Big approach, good evening, Big 104. Big 104, good evening, squawk 4274. 4274 on box, Big 104. Raga, ve lo sto dicendo, richiedono 10. Big 0001, mi potreste dare la vostra velocità indicata, grazie. Big 001 la indicate a 265 in diminuzione. Che vento tira? No, Big 104, la vostra velocità indicata, grazie. Chi libero prima, quello vuol dire. Big 001 la indicata è a 269 knot in diminuzione, 700 al suolo. Sai, volare a 9000 piedi. Big 0001 copiato. Big 104 velocità indicata, grazie. Stimato per la pista, anzi per Vulca proprio, e sono le 8.43 di 1. Sarebbero 10.42, 3. Posso farmi tutta la star. Dovrei arrivare praticamente in riserva. Big 104. Non è bello. Renato ti sta chiamando? No, 104 è Mario. Ah, è Mario, scusa, c'ho ragione. Big 104, second. Big 104, what is your indicated airspeed? Thank you. Sì. 300 knots, Big 104. Big 104, copy. 400 feet, accept that. Ready for descend, Big 104. From Big 104, descend flat level 90. Bene, zero, Big 104. Adesso ci facciamo. Big 104, reduce speed 260, thank you. 260 speed, Big 104, thank you. Adesso ci facciamo due risate perché io non ho mai fatto un avvicinamento pettorato. Big 193, soltanto... scendere 3500 piedi, qua in NAC locale 1015. Discendere 3500 piedi, qua in NAC 1015, non 193.
Take 104, please increase your distance, thank you. Okay, so my distance, 104. Ne posso portare 24. Ok, dicevo, non ho fatto sempre soltanto avvicinamento. 0001, destra 100. Destra 100, Vig 001. Dicevo, ho sempre fatto soltanto avvicinamenti LS, mai VOR o LOC, quindi non ce le facciamo due risate. Guarda, è semplicissimo, è come il VOR. Non l'ho mai fatto. Non hai mai fatto un VOR? No, negativo. Scusa, la vista è la 28. Allora, te lo spiego in 3 secondi. È più facile a dire, cioè più facile a dire. 193, sinistra 320. Ok. Autorizzate a intercettare l'autorizzatore, pista 28, riportate stabili, numeri 2. No, no, stavo aspettando che finiva, che stava dando l'istruzione a Renato. Tirate per 320, intercettare localizzatore 28, 193, richiameremo. Dicevi, Giuliano? Allora, ti spiego in 3 secondi come atterraggio il localizer, ok? Tanta, 1.5 non lo so dimenticato, vai tranquillo. No, ma tanto è facilissimo, anzi sentalo già da mo' così. Allora, fai così. Mettiti la frequenza del localizzatore su entrambi i canali, ok? NAV1 e NAV2. Così. Qualcuno ce l'ha portato di mano? Lo dico io. 110.30. 210.276. 30. Ultima stazione chiamante. No, chiedo scusa alla Lamezia, ho sbagliato io l'astic. Link 104, nessun problema. Ok, fatto. Ok, li attivati? Sì, fermo io. Link 0001, scendete il livello di volo, 70. Aspetta. Sinistra, prua 080. Stefano, scusa, ma tu senti anche... In discesa per 70 e a sinistra per 070, conferma? Se modifiche, sento che parlate con l'ATC, però non sento l'ATC. Vig 001, sinistra 080, scendete il livello di volo 70. 080 e scendiamo a 070. Assessore, anche Big 63, anche Oscar Lamezia, we are established on localizer runway 28. Big 63, anche Oscar, clear to land runway 28, wind 280, 1 to knots, number 1. Runway 28, clear to land, Big 63, anche Oscar. Allora, avvicinamento localizer Yankee. Prevede che è, ok? Ti dico come funziona. Scriviti al PME 10 miglia e 3, ok? Sei? Sì, sì. Ok, sei impostato la frequenza, 10 scritte in PME, ok? Ai 10 miglia e 3 devi schiacciare localizer, quindi warlock, ok? Sì. In modo tale che lui intercetta il localizzatore sempre al DM10, e quando ci sei dimmi la tua GS, ok, che io ti dico a quanti piedi devi scendere al minuto, perché è una procedura che va fatta a piedi minuto, non è automatica, ok, non è come la ILS. E infatti io me lo sono andato a scegliere complicata apposta. Ok, quando tu sei praticamente in sei dritto alla pista, però non hai ancora intercettato il localizzatore, mettiti sull'MCP, su altitude, mettiti 700. Ok? Ok. Quello 700 è la minima. Sopra 700 puoi riattaccare, sotto 700 può anche cadere qualcosa, tu devi comunque atterrare. Poi ovviamente forse c'è qualche aereo in mezzo alla pista, ma lo vedi già da prima, insomma. Ok,
Ok, intanto la moglie del comandante Francesca Amato ci sta dicendo a promossi, ma insomma io mica tanto, devo ricominciare tutta la scuola. Tutti promossi, è una sufficienza, però tutti promossi. Quindi tu imposta 700 sull'MCP su altitude, ok? E mi raccomando la velocità con i flap. Il localizer inizia con flap 5, quindi deve stare sempre 193, siete stabili? Con flap 5, aspetta che stanno parlando sotto. ILS28V19 localizer VIG 193, continuare la discesa numeri 2, vento 280, 12 nodi. Continuare discesa, copiato vento numero 2, VIG 193. Scusami, 700 piedi che tu metti, adesso è la DH. 700 piedi lo puoi mettere nella minima del paro, se usi il 737, però diciamo che il PMDG è una funzione reale. No, ma io parlavo in generale. VIG 0001, destra sì. 095. A destra sì. 095, VIG 001. Sarebbero la decisione hit, sì. Cioè l'attitudine di decisione, o atterri o riattacchi, giusto? Sopra puoi riattaccare sotto il treno. Ah, ma aspetta, vai a parlare con intanto, questo. Intanto ho salutato anche Giovanni Otis che è entrato in diretta ora. Qui, 0401, squawk 4275, thank you. Chi è che è 9 speed? Sono io 9 speed e sto rallentando subito. Salutiamo anche Alessandro Marcella, il mio collega. Ma è andato da 250 a 350 da solo. 0332, we have the clear emergency for the pressurization aboard and we are now at 9000 feet and we're requesting runway 10 for approach because we are low fuel. VIG 0332, stand by, 0332. VIG 193, go around, ripeto, go around, salire il livello di volo 100, diretti Somas. Go around, confermo VIG 193? 193, affermativo, salire il livello di volo 100, destra, diretti Somas, dove orbiterete? 100 diretti Somas, VIG 193. C'è un'emergenza, qualcuno ha dichiarato un'emergenza, non ho capito chi era. Io? Infame. Che porca zbrozza. Reaching for level 90, VIG 1. Vabbè, qui c'è un zampino di qualcuno, No, no, giuro che stavolta io non c'entro niente. 104, climb flat level 9, maintain 90, left direct Somas when orbit. Fabio intanto beh è tornato, c'è ancora sta la prima, ma mi sono Somas, VIG 10. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera a tutti. Ciao. VIG 63 anche Oscar, contact tower, ciao. Frequency 125.9. C'è ancora sta, non sì. Ciao. Ma ah, ecco no, appunto, arrivato allora, anche Fabio. Sì. Allora, te continuo. La metti a approccio di 0.01. Aspetta che un po', ti dica. VIG 0401, your intention? La metti a approccio VIG 0401, single Eurofighter Typhoon, operational VFR, Trapani... Lamezia at the moment east, correction west, abim Vulca 4000 feet, request Ponti de Sir 2000. VIG 0401, that is for an emergency, are you able to hold over Tropea? I affirm VIG 0401. VIG 0401, orbit over Trofea 4000 feet, VIG break, VIG 0001, salire, mantenere il livello di volo 080 sinistra,
diretti Thomas per un holding. Nick 001 mantiene 080 livello di volo, diretto Thomas per un holding. Anche per me era Thomas. Guarda Thomas, dalla tua posizione Renato vai su 300, destra 302. Ecco, ora voglio la mia. 0332, clear, report runway 10 in sight. SX, gli aeroporti sono uguali alla realtà oppure... Will report runway in sight. Ah, non mi intercetta Thomas. La messa avvicinamento, può darmi per favore una prua per Thomas? Non riesco a far intercettarlo da questa posizione. 295 Vig 0001. 295 per Vig 001. Sinistra, conferma? Sinistra, confermiamo. Siete due neuli comunque. Vig 0001, correzione, orbiterete sopra Ortev, Oscar Romeo, Tango, Eco, Victor. Oscar Romeo, Tango, Eco, Victor per Vig 001. Adesso io dichiarerò emergenza carburante. Sapete che io parto sempre col contagocce, così vi faccio fare altre 10 orbite. Vai, t'accordi Mario! Ma di stile Ryan? Io l'ho inventata io la Ryan. Come si fa a prenderlo? Non me lo ricordo. Come si chiama quello? O Larry, come si chiama? Allora io metto il carburante sufficiente per il volo, massimo 10 minuti di euro. Sì, ma infatti io pure ho carburante quasi scarico, eh. Ma perché? Perché costa. Ma se famo tutte le emergenze qui alla fine. Ma lo sapete che se per becca IASA mi strappa licenza? Io il manager mi ha detto così che la mia compagnia. E lo sai che se becca IASA il manager gli strappa la licenza gli togli pure la compagnia? Ho il problema suo. Io sto su Jeff. Com'era? Era? Thomas, devi andare, stai andando bene, vai così. Leggermente. Ecco, Thomas, sì. 5 gradi alla tua testa. Sì, sì, lo vedo. No, lo vedo. Io mi devo fare un bel repasso con l'FMC. Ma qua non arrivo più stasera, ragazzi, però abbiate pazienza, ma... io una cattura purtroppo, sapete... Ma c'è approccio che c'è 8 ora, non è inside. Big 332. Copy. Capiremo, arriviamo tutti adesso. Io ce l'avevo il tempo per atterrare, comunque remo. Ma infatti, cioè io sto andando a 2-0 con la forza, non so perché vi abbia fatto abitare. Poi il gol. Io perché? Eh? Aspetta. Perché se tu chiami il tuo round vai. Sì, mi deve far pagare quello di ieri sera, capito? Di chi? E non lo conoscessi. No, giuro che io non c'entro niente. E ci hanno dichiarato l'emergenza, no, mica io, che c'entro io? No, veramente ragazzi, non è stato io. Giuliano che si è inventato l'emergenza. Già prima dei partiti. Lo sai che stavo a 9.000 a Cosmo, perché praticamente mi è andato a 32.000 piedi. Quando io sono FMC avevo sentato 22.000. E praticamente se mi ho sentito... Vig 0332 contact tower 125 decimal niner. Non ha fatto male. Vig 0332. Ogni volta sto errore, oh. Devo abortire il volo, eh. Renato, dai un'emergenza del carburante scarso. Vabbè. E così ti manda direttamente sulla pista, la prima pista. Sì, è che è in mare, guarda. Devo mettere lo squawk 7000. 7700. Per l'emergenza carburante non credo che sia 7700. Non so se può aiutare Stefano. Quant'è? No. Allora, comunica che hai scarso carburante, non ce la faresti mai a farlo, dai, così che va.
Emergenza, emergenza, emergenza VIG 193, carburante. Ma se parla. VIG 193 copiato. Sareste abili per atterrare sulla pista 1-0? 1-0 sarebbe quella. Sì. Sì, sì, confermo a Grever 1-0, VIG 193. VIG 193. Sinistra 190, scendere a 3500. Piedi, il Val di Quenac locale 1015. Non conviene. Virata per 190, discesa per 3500 piedi. Non conviene. Non comunque se l'istruttore Boeing non si sbriga a farmi il type sul 737 lo frusto. Smancire di compagnia. Nada lì che atterraggio, madonna. Stile Ryan. Che modo dire però. Scusate, signora, siccome non ho le carte di Liga adesso a portare. Dimmi. Vado a prendere lì però. Dimmi. Qualcuno mi può dire l'holding su Somas? Qual è? Loading su Somas. Riccardo Zara, intanto ho visto che ti sei appena iscritto al gruppo dei piloti dei Facebook della Vighe Volare Italiana Group. Madonna, Stefano. VIG 193, scendere 2000 piedi, riporterete con pista in vista. Che sono troppo alto, quindi. Discesa per 2000 piedi, riporteremo pista in vista VIG 19. Poi ci provo. Intanto buonasera a chi ha salutato sul TS che non ho sentito, chi era? Io, Remo. Oi, ciao Simo. Ciao. Stavo dicendo a Riccardo Zara che si è iscritto al gruppo dei piloti della VIG Virtual Airline. Ricordo che comunque sia il gruppo è riservato appunto ai piloti iscritti alla Virtual Airline. Quindi se ok, niente. Tanto ciao a Virgilio Lapa e Alessandro, adesso ti rispondo. Sto provando ad apprendere qualcosa. Funziona. Ah no, puoi venire tranquillamente qui, di solito ogni lunedì sera, salvo complicazioni, c'è anche Pasquale che fa dei tutorial, delle lezioni. Sì, sì, quindi poi il canale è aperto a tutti, puoi venire tranquillamente. Sì, ma forse parlare. Prima VIG 104, can you report your fuel on board? Prima. Sai che in please VIG 104? Sì, dimmi. Posso dirti che così adesso mi VIG 104, how many fuel on board? Sì, portami un attimo. Negative, I'm fuel. Come hai visto? Aspetta, sento anche gli altri traffici sotto e dell'approach, non riesco a sentirti. Fai una cosa, puoi spostarti, ti chiamo con un messaggio vocale, perché sennò qui altrimenti va tutto in streaming. Ma sì, ma ti posso anche farci scusami, VIG 104, perché non riesco a sentire, mi puoi ripetere. VIG 104, quanto carburante avete a bordo? Abbiamo circa 3200 kg di carburante. Copiato VIG 104, break, VIG 193, pista in vista, riportate con la pista in vista? Negativo VIG 193, in attesa di allinearmi. VIG 193 copiato, riporterete con pista in vista. Porteremo pista in vista VIG 193.
193, avete la consegnata, scusate, mi abbiamo copiato. Vai, ciao. Sì, 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 confermo VIG 193, vista in vista. VIG 193 con la torre, 125 decimali 9. Passo volatore VIG 193, grazie per l'assistenza, ciao. Amezia torre VIG 193 con voi, in emergenza, pista in vista 10, chiedo scusa. Autorizzato all'atterraggio VIG 193, copiato vento. Chi è che ha disconnesso l'auto? Remo. Sì, dimmi. Ma stavolta facciamo un controllo come da parti estieri, eh? Ma bisognerebbe farlo ai piloti. Perché qua farti senza carburante, oppure che ne controllare il Giuliano, però, eh. Quello del Giuliano bisogna controllare l'aereo. ragazzi. Almeno ci siamo divertiti, dai. Ah beh sì, sicuro io va la sera, però la seratina tranquilla tra quattro aerei che eravamo finiti con due emergenze e quattro go around. No, ma io ce la facevo comunque a atterrare tranquillamente, perché ce l'avevo a 9 miglia. Ragazzi, è storia. Scusate, se sulle carte non è pubblicata l'ordine su Somas, è sempre a destra. A standard, quindi credo di sì. Giusto, sono ste, ora non so se dipende da che cosa sei. 9.000 piedi. Sì, va bene. Velocità? 248. Vabbè, scendi magari un po' di velocità sotto i 220, magari se ci riesci. O comunque meno qui. Sì, ok. Ah, no, no, no. Ma ragazzi, chi ha avventura? Tutti salvi, eh? Mamma mia. Quattro gatti che sono rimasti a bordo qua da me, ma non sono salvati. I salvi. E poi ho fatto un atterraggio. Sì, per il taxi sì, confermo VIG 193. Via Sierra Hotel, pista libera, che stand a discrezione VIG 193. Fabio sta dicendo se hai più propensa ad un brace. Tino Tallarico, non lo so, perdonami la pronuncia, ciao, grazie del buon volo. Bravo. Comunque mi è costato circa 1500 kg di carburante. Mi è costato, non ti è. Mi è. No, perché quando corregge di VIG adesso? Ci scrive VIG 0001, scendere 3500 piedi. Autorizzato a intercettare localizer, pista 28, reporter testabili, numeri 1.
scendiamo a 3.5, autorizzato a intercettare il localizer 2.8, riporteremo stabili, VIG 001. Anche perché potrei pensare pure di tornare a fare il vicepresidente, poi so cazzo. Visto che stai in diretta, te stanno a riprendere. Per favore, non spoileriamo. VIG 04-01, report passing Pontile Sir. Report reaching Pontile Sierra, VIG 0401, for info descending 2000 feet, maintaining VFR DMC. VIG 0401, Roger, thank you. VIG 104, left heading 140, descend flight level 70. Left 140, descend second please. Again, please, VIG 104, left approach. Sorry, VIG 104, left heading 135 and descend flat level 70. 135, flat level 70, I'm sorry, VIG 1. Siete ancora? Sì, tutti? Yeah. Ah, ok. No, perché sto per chiudere, quindi adesso mando il P-Rep. Non mi avete fatto tratte tipo flight a 10.000 piedi, no? Cioè? No, dico, basta che non mi avete fatto tratte tipo flight a 10.000 piedi. Non lo so. L'ho visto via. Via. Ok, adesso ci prepariamo per lo schianto. MPA approach VIG 0401, leaving now pitch reaching Pontile Sir 2000 on 1015, request ecco, visual straight in runway 28. VIG 0401 negative report passing Pontile Sir. Però ti sei schiantato. No no, come sono schiantato? Allora metti approach 0401 now reaching Pontile Sir. La messa avvicinamento VIG 001 stabile sull'utilizzatore 10.000 piedi e c'avevo il carburante scarso. VIG 001 contatti la torre, frequenza 125 decimali nella torre. Contattiamo la torre 125, scusi, decimali? L'ho salvati tutti però. Decimali 9 VIG 001. 125 decimali 9 VIG 001, grazie per l'assistenza. Non mi vedo, com'è? Lamezia Torre, buonasera, VIG 001, stabile, localizzatore 28. VIG
Mike 0001, la Mancia, buonasera, pista 28 per ritrovare. Ok, ok. 28, 03, sì, sono andato giù un po'. Copiato dal vento, ho iniziato l'atterraggio 28, 001. Praticamente l'entrata classica, poi ho dichiarato emergenze, quindi non mi potevo fare pure nothing. Aspetta un attimo, Remo, mi senti? Non ora. Forse che sta un po' difficoltà. Mezia Tower, good evening, Big 0401, single level fighter, operation VFR, now west ad Pontile Sir Tucano, ancora visual street in Aranoi. Esatto, bravo, alla lì. Big 0401, la Mezia, good evening, KNH 1015, la prima. La Mezzia Torre di 001 go round. 001 effetti un mancato avvicinamento, contatti La Mezzia a radar, frequenza 118 decimali 8. 118 decimali 8, mancato avvicinamento per Vig 001, grazie. Tower Big 0401 with our field in sight, KNH 1. Fatto bene, Remo. La Mezzia avvicinamento a Big 001 in go round, a 2000 piedi in salita. Allora, Big 0001 salire di dal di volo 70, mantenere la prua. Saliamo a 070, manteniamo la prua Big 001. Ok ragazzi, un saluto cordiale a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima. Vai, ciao Renato. Grazie per la compagnia e per tutto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao Renato. Ciao, 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 grazie, ciao. Vig 1104, left heading 100. Left 100, Vig 100. Porca miseria, ho mancato poco completamente la pista. L'ho visto. Era troppo alto, ho riattaccato. Allora, ti stavo dicendo, io ho capito qual è il terreno, l'ho visto. Allora, quando tu sei arrivato in prossimità di quelle 10 miglia di tribù famose, ok, sei? Sì, sì. Ok, schiaccia Warlock. Mi devi dire la tua GS. Ok, io ti dico il vertical speed che devi andare a inserire. Preciso. Aspetta, okay. aspetta. Aspetta che mentre salivo ha cominciato a scendere solo. Aspetta che lo riprenda. Ho visto. Big 0001 sinistra 185. A sinistra 185 Big 001. Big 104, sorry, left heading 095. 095 left, Big 1. Sta facendo come gli pare stasera, ha capito? Va, andiamo a manuale, via. Guarda che non è gli alfabeti il documento, è solo il fight eretto. C'hai ragione pure te, se non lo metti. Occhio al Ben Kengo però. Big 0001, continuare la virata per prova 120. Continuiamo la virata per 120, Vig 001. Sì, 737, non lì del 550. Sì, ci sta. Usate quello.
Il problema è che non c'è flyby-wire, quindi più vai, cioè più il volantino a destra, più l'aereo inizia a rollare a destra. Va a 30, 60 gradi, capito? Non è come flyby-wire che appena arrivi in un certo bank ti riporta, capito? Ma però puoi limitare il bank angle sull'MCT? Sì, esatto. Sì, se c'hai il lato pilota acceso, ma se non ce l'hai il flight director te lo mostra, cioè ti mostra certo, la rotta del bank. Certo, non è la protezione, eh beh, ovvio, non è come Airbus. Ah, è l'FPA, sarebbe il tempo. Mica 0001, sì, sinistra 100. Sì. Sinistra 100, mica sì. 001. Sì, ma... No. Quella di PVDG è fatto... Diciamo che... C'ha il glide path più o meno nella stopway della pista in cui deve atterrare. Mi ricordo che comunque i piloti siete sempre usato le mani. Vic 104 left heading 080. No. Le guarda fuori. O non c'è VFR. Io guardo gli strumenti, comunque, nonostante lui. Sì, però 104 rispondi anche alla radio, magari ti ha chiamato te, Aspetta che pensi Vic 104. Big 104, no problem, left heading 080. 080, left heading 104. Il flyby-way non risponde alla radio, devi sempre farlo tu comunque. O mi sbaglio, Stefano? Anche negli ACC non metteranno le cose in testa. Anche negli ACC? Metteranno le cose via testa, finché non lo faranno. Una roba tipo transatlantico. Vabbè, che ormai con il CPDLC anche lì è via testa. Ma non tutte, con tutti gli ACC ce l'hanno. Tutti i paesi. Beh, diventa proprio abbastanza coperto. Comunque della Neuri Airlines gli è rimasta ancora in volo. Chi? Della Neuri Airlines, gli è rimasto in volo io e Mario. Io. La Neuri Airlines, appunto. Perché Neuri, che vuol dire che non ci vede Neuro? Cioè che non è rimasto Neuro da carburante o cosa? No, no, vuol dire Neuri, che siamo da reparto psichiatrico. Ah. Ma la lei è vestita? Big 104, ah? Left heading 050, distance 3500 feet, local Queen H1 015. No, sono andato in goirando perché ero troppo alto. Vabbè, dove c'è stata la velocità? Sì. Ok, là. Vedi che l'altro c'è scritto DM. Big 104, left heading 285, clear to intercept, localizer runway 28, retop establish. Che libero. 285, retop establish, localizer runway 28, big 104. Quale è più facile da stare facendo? Localizer lì. Di nuovo. E prega Dio che basta pure un'altra volta sola. Perché poi non arrivi magari prima di iniziare la decisione finale già configurato che
sarebbe il vero modo di farlo. Ma perché in effetti contavo di fare quello, ma mi ha fatto fare tipo 5-6 holding perché c'erano quelle due emergenze e mi sono perso la pista, non l'ho più trovata, ho dovuto farla praticamente in avvicinarmi il manuale e non pensavo di stare così vicino, pensavo di avere ancora tempo per configurarlo, invece niente, ero troppo vicino e anche troppo alto, quindi ho riattaccato e via. Ci riproviamo adesso. Vic 104, continuous left 265 for in front intercept. Quindi Stefano, il localizer si fa tipo, non lo so, flap full o flap 30, gear down. Sì, si deve fare. Sguarda, si fa così. Vic 001, sinistra 080. Sinistra 080, Vic 001. Sì. Ho fatto qualcosa per mantenere la discesa. Sì, il VS. Sì, sull'Airbus abbiamo il track FPL, quindi il lock armato e funzionante, dopodiché andrai a Vig 001, scendere 3500 piedi. 3500 piedi per Vig 001. 600 piedi, per un Vic 001, sinistra 010. Sinistra 010, Vic 001. Mario, ricordati poi nei commenti del PDF di mettere quanti ricordi che ha fatto fare all'emergenza. Can you give me your indicated speed? Thank you. 06 Roger, break break Vic 001, potreste darmi la vostra velocità indicata, grazie. 263 è la velocità al suolo, 230 nodi Vic 001. Vic 001, ridurre a 200, continuare a sinistra per prua 300, autorizzato a intercettare localizzatore pista 28. Riduciamo a 200 a sinistra per 300, autorizzato a intercettare l'autorizzatore 28, Vic 001. Vic 001, corretto, aumentare la vostra discesa, incrementare la vostra discesa, grazie. Incrementiamo la discesa, Vic 001. Stefano, lo guidi tu? Remo. Ah, buono, solo vero su cosa sta facendo. Remo, sono manco io. Remo, allora senti a me. Puoi gridare 10 miglia quando ci sei? Quando ci sono, te lo dico. Ok. Sì, però devo anticipare, 10 miglia non basta. Da carte così. Vic 001, continuare a sinistra, 275 per intercettare. Sì. Schiaccio Warlock, Remo, Warlock 275 per intercettare Vic 001. Stabiliciamo un lock da un plate di 2 anni da fa. Vic 104, contact tower, frequency 125 decimal niner. 125 niner, 214, thank you, your service, bye bye. Thank you too, and sorry for the delay. Vic 104. Troppo instabile, Remo. Per
Che entro, stabile? Non lo so, vedo Big la pista 001, continuare a sinistra, 265 per intercettare. A sinistra per 265 per intercettare. Sì, stavo mantenendo la prova che mi aveva dato. No, lascia perdere, vai direttamente in Verlo. Senti, controllami, l'hai inserita la frequenza? Affermativo, sì, l'ho messa, sì. Eccola qua, l'ho messa. Però ancora non mi dà la DM. Non lo dà il DM, comunque stai... Allora fai così, dimmi la GS. 205 adesso. Vai per 1200 metri al minuto. Ma io sto ancora a 3.500 adesso, scendiamo quindi? Ok, andiamo a scendere. Allora aspetta. No, infatti non lo dà, non c'è la distanza su DM. Aspetta, rimani così, aspetta. Il DM è come da Newton, se ci avete qualcosa di molto realistico, funziona la Venezia, come funzionava. Sembra che non funziona, però. Ok, siamo a 2500... sì, 2500 la distanza, mi segno, sì. Ok, allora Remo, diminuisci il Big 001 riporta stabili? Big 001 riporta stabile il localizzatore pilota. Big 001, contattare la torre, frequenza 125 decimale 9, buon atterraggio. 125 decimali 9, Big 001, grazie per l'assistenza, buona serata. Batteraggio, ciao. Lamezia Torre, buonasera, Vig 001, stabile localizzatore 28. Vig 0001, di nuovo buonasera, pista 28, continuate l'avvicinamento, il vento è 250 gradi, 11 nodi, numero 2, precede mai il passo per 120 incontri. Traffico in vista, numero 2, l'atterraggio Vig 001. Sono basso. No, aspetta. Quanto c'è di variometro? Meno 400 adesso. No, aspetta, non ti stabilizza, aspetta, sono aperti tutte cose. Ma sono troppo basso. Lascia a meno 400. Ora fai così, metti flap 30, gear down. La velocità, metti la 135. Okay. Adesso tower peak 0401 a close. Peak 0401. Qual è quel punto che ti compare sulla l'asterisco con 9? Come si chiama? Right, and stand up your choice area, Sierra. Lima Alpha Mike. Sierra Fox, my choice, come Lima Alpha Mike? Sì. No, sulle LED dove c'è la tratta. 001. Non so, non riesco a vederlo, ma dovrei andare in gradino, ormai sono prossimo. Allora lascia perdere. Penta 28 DGS, giusto? Confermi. 126. Big 001, la Lamezia, pista 28, autorizzata. Menti un radio di meno 500. Dica 001 autorizzato all'atterraggio, pista 28, vento copiato.
siamo a 600. Oh, abbiamo il nuovo presidente della Vig Virtual Line, Daniele Pancottini, che mi sta guardando. Eh sì. Atteggiato un po'. Se qua. Alessandro Munari non si decide a farmi il type su questo Boeing e farmi fare pratica. Quanto c'è di GS remo veloce? 125. 125, metti 600 di GS, di US, scusate. Vai. Ok, ora si è staccato l'autopilota, giusto? Ora sì. Vai manuale. Alza il muso, alza il muso. Fucking did you want it? Ok, dai, bella botta, però va bene, dai. Basta. What are the best management to your service? Bye bye, did you want it? Aspetta. Grazie per il servizio di 001, buonanotte. Arriva per il controllore. Vaffanculo, tutti voglio. Vaffanculo, ti ha chiamato nel tempo, non si ballata, ti stava macchina a tutti. Giuliano, Giuliano. Giuliano e non solo. Renato. Renato. Porca puttana. Scusate, così tanto. Siamo ancora in streaming, attenzione. Occhio. Parole offensive contro la chiesa, occhio. Dov'è il mio collega ed ex vicepresidente? Dov'è che gli vado vicino? Sai che Mario... Allo 03. Sì, 03. Mario, ti ricordo nei commenti, se no qua c'è il presidente attuale che ti respinge il PIREP, di inserire nei commenti le holding fatte per le emergenze e quant'altro. Sì, vabbè, tanto ho visto. Nessun problema per le holding. Mamma mia, cioè, davvero sono distrutto. Mi avete distrutto. Sì, sì. Ma te no? Hai la mania di stare o a destra o a sinistra della linea? Certo, io non so essere al centro, mi dispiace. Ho capito, eh. Dov'è il palazzo dell'ATC che lo voglio riprendere? Eccolo qua. Giuliano, dimmi, è un imbecille, io so la registrazione, questa è bestemmia sotto. Tu non sai quante l'ho dette altre. Sì, ma dai, cioè, stavo registrando, porca miseria. È rimasto acceso il microfono, cioè. Mi sa anche a me, infatti è stato uscito per quello. Adesso sto cercando di capire dove siete con gli aerei, perché... Io sono davanti ai vostri uffici. No, sto guardando la registrazione, ho chiuso. Là, ladies and gentlemen, siamo arrivati. Ci vorrebbe adesso che
il pilota faccia l'annuncio di arrivo. Just arrive at destination. So, ragazzi, io vi auguro una buona serata e vedremo presto. Ciao Riccardo. Ciao Riccardo, ciao, grazie, Riccardo, grazie di essere passato a salutare. Vabbè, una ciao. Bella botta, meno 200, è buono. Vabbè dai, voglia. User disconnected from your channel. Ok, allora ragazzi a tutti, buonanotte a tutti. Ciao Mario, buonanotte. Ciao. Buonanotte Mario, ciao, alla prossima. Ok, ciao, allora PIRP inviato, il volo chiuso, scrolleghiamo dei wow e chiudiamo la diretta. Ragazzi, grazie a tutti chi ha partecipato, chi è passato, chi ha salutato e niente. Grazie ragazzuoli, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.